it's a great honor on behalf of my colleagues. I've always enjoyed the extremely solid partnership with many projects, your contribution to our L'Italia conferma il proprio sostegno ad una soluzione a due stati, giusta, sostenibile, direttamente negoziata tra le parti. Sul dossier è importante che Italia e Giordania rafforzino il loro dialogo e la loro cooperazione. In merito alla recente firma degli accordi di Abramo, che abbiamo accolto con favore, ho fatto presente come il percorso di normalizzazione arabo-israeliano in corso debba accompagnare e non sostituire la ripresa del processo di pace, che rimane un obiettivo primario a cui l'Italia e l'Unione Europea sono pronte a contribuire attivamente. Nel corso dell'incontro ci siamo soffermati sulla crisi siriana, sulla situazione in Iraq. Ho fatto presente all'amico Ayman Safadi che la Giordania può svolgere un ruolo prioritario per la futura ricostruzione dei due paesi vicini, anche in chiave di sicurezza nazionale. La salvaguardia della stabilità dell'Iraq e la sua normalizzazione sono delle priorità per entrambi i nostri paesi. L'Iraq si trova in una situazione critica e necessita di assistenza internazionale per gestire numerose sfide. Abbiamo infine colto l'occasione per un aggiornamento della situazione in Libia e ho ribadito che per l'Italia è fondamentale proteggere i risultati negoziali nel foro di dialogo politico da interferenze interne ed esterne. Ho inoltre ribadito l'apprezzamento italiano per la politica di moderazione perseguita da Amman nella regione e per il suo impegno nella lotta al terrorismo e a Daesh. أود أن أشكر إيطاليا على الدعم الذي تقدمه لبرامج التنمية الاقتصادية في المملكة. نتحدث الآن عن توقيع برنامج جديد للأعوام 2021-2023 حيث ستقدم إيطاليا حوالي 235 مليون يورو على شكل قروض ميسرة ومساعدات لرفض وتمويل عدد من المشاريع التنموية في المملكة.